mi piace definirmi moralista. Questa parola è sgradita, è usata in modo negativo e tuttavia mi pare che alluda a un modo di guardare alle cose del mondo in maniera reattiva, non passiva. Soprattutto quando ci troviamo di fronte a illegalità, cinismo, abbandono dell'etica pubblica, che è quello che è avvenuto in questi anni, non soltanto in Italia, ma in Italia in modo tale da travolgere, lo stesso senso delle istituzioni, il rispetto della regola, il rispetto degli altri, e quindi è necessaria una reazione. Io lo chiamo un moralismo attivo, che è quello che mettono in atto tante persone che fanno tanti mestieri, ma che anche nella loro vita quotidiana non rinunciano a denunciare i comportamenti che contravvengono a quello che è scritto nella Costituzione, per cui soprattutto chi ha funzioni pubbliche deve adempierle con onore e disciplina. L'onore soprattutto è in parte perduto, e un buon moralismo può aiutarci a riconquistarlo per tutti.